Ecco. Confermati i tempi e classifiche, chiamiamo sul piano vasca gli atleti. Prima serie, Centorana 2008. Costia 0, parte Leonardo Roselli, swim Casetta Bianca, alla 1 Marco Ferroni, Emilia in corsia 2, Gianluca Pittelli, Armaglia Nuoto Lamezia in corsia 3, Gianluigi Miccoli, Nezium in corsia 4, Daniele Canavacciuolo, Olimpia Sport Village, corsia 5, Matteo Ongaro in Sport Rane Rosse, alla 6 Gabriele Garzia, Icos Sporting Club, alla 7 Francesco Volpe, Portici, 8 Gabriel Albertin, Even 2, alla 9 Pietro Cussig, Leo Sport. Corsia 5 Matteo Ongaro in Sport Rane Rosse, alla 6 Gabriele Garzia, Icos Sporting Club, alla 7 Francesco Volpe, Portici, 8 Gabriel Albertin, Even 2, alla 9 Pietro Cussig, Leo Sport. Corsia 5 Matteo Ongaro in Sport Rane Rosse, alla 6 Gabriele Garzia, prima serie Centorana ragazzi 2008. Il record è Andrea Toniato 1:04:61, edizione 2005. Prima serie Centorana ragazzi 2008. Il record. Ultime bracciate per aggiudicarsi la prima serie Centorana 2008 e vince pari tempo 1:05:48 Gianluca Pittelli Armaglia, Daniele Calavacciuolo Olimpia, terzo posto Gabriel Albertini Even 2 a 1:06:63. Attendiamo. Attenzione, c'è un annuncio squalifica in questa prima serie. La corsia numero 3, Gianluigi Miccoli, è stato squalificato per nuotata irregolare. Confermati gli altri tempi e classifiche. Attenzione, c'è un annuncio squalifica in questa prima serie. Vediamo sul tabellone elettronico la classifica ufficiale di questa gara, che conferma la vittoria di Daniele Canavacciuolo e Gianluca Pittelli, terzo posto per Gabriel Albertin. Alla partenza la terza serie dei Centorana ragazzi 2007. Vediamo sul tabellone elettronico la classifica ufficiale di questa gara, che conferma la vittoria di Daniele Canavacciuolo e Gianluca Pittelli, terzo posto per Gabriel Albertin. Alla partenza la terza serie dei Centorana ragazzi